Naturalmente parleremo a lungo ancora di queste argomentazioni, questi argomenti che sono molto affascinanti, ma il tempo ci è nemico e quindi dobbiamo passare alla prossima relazione di questa sera. Quindi ringraziamo il Grazie a dottor voi. Chetti e chiamiamo al banco, qui alla cattedra, William Facchinetti Cardiudou. Di cui dico qualche parola. Si tratta di un uomo abbastanza poliedrico, scrittore, direttore di collane editoriali, autore televisivo e radiofonico, gestore di un sito internet, chi più ne ha chi ne metta, autore di libri che si pongono un po' a cavallo fra la guida turistica e l'esoterismo in una formula del tutto nuova e interessante. Comunque, lascio senz'altro la parola a lui per questa relazione dal titolo La frontiera alchemica, l'ignoto magico e l'eresia satanica. Abbiate pazienza qualche minuto per la preparazione del PowerPoint. Sai che non lo so usare questo. Dov'è la... Dove si parte con... Questo è un PowerPoint? No, è Allora, è una presentazione. Yes. Allora, vai con... apri con... raccolta foto. Non c'è proprio... Roberto, scusa, non c'è la presentazione di foto con il visualizzatore di Windows? Clicca due volte sulla foto, vediamo che accade. Ah, allora qui, allora la presentazione, no, sì. ah, va da sola, sì. Aspetta, perché poi devo mettere in pausa. Ok, tac, ci siamo. E vai. E voilà. Inserisci questo? No, tanto poi lo gestisco io. Va bene. Buonasera. Allora, io vorrei iniziare dicendomi che con connessioni inattese, io sono forse il personaggio più inatteso della serata perché vedo gran signori che parlano di grandissimi argomenti, io parlerò di argomenti un po' più, diciamo così, curiosi, legati ad aneddoti, legati alla storia, certamente, e legati al turismo. Legati al turismo, in questo caso mi è stato chiesto di parlare di un po' di città del nord Italia, per cui faremo un percorso che partirà da Torino e ci porterà fino a Roma. Come lo faremo questo percorso? Lo faremo non attraverso le città, ma attraverso gli argomenti che saranno ad esempio la magia o l'alchimia. E parlando di alchimia, io quando faccio le presentazioni mi piace sempre interagire un po' con le persone. Per cui, secondo voi, che cos'è l'alchimia? Nessuna risposta perché in effetti è un termine che si usa spesso e volentieri anche nel linguaggio attuale. Tra me e un'altra persona c'è alchimia, vuol dire che c'è interazione fra due persone, che io con quella persona sto bene. Però se andiamo a cercare su un dizionario che cos'è l'alchimia, troveremo un papiro di definizione che è un antico sistema filosofico esoterico che combina elementi di chimica, fisica, astrologia, arte, semiotica, metallurgia, medicina, respiro, misticismo e religione. Praticamente tutto. E pochi mesi fa ero a un altro convegno dove c'era un medico che parlava di alchimia e ho scoperto una cosa carina che poi ho inserito anche nelle mie presentazioni, perché lui parlava sì di alchimia, ma alchimia cambiando l'accentazione, cioè alchimia. Che cos'è l'alchimia? L'alchimia è un termine che deriva fondamentalmente dall'antico Egitto e scopriremo anche che Torino, ad esempio, è legata all'antico Egitto per diverse leggende, ma anche per diverse altre cose che scopriremo poi insieme in seguito. Alchimia non è altro che un termine che indica la terra scura, la terra nera, la terra
che poi non altro che il limo. Il limo che durante le piene del Nilo ricopre il terreno, lo rende fertile. Ma attenzione, perché alchimia, quindi terrena fertile, è anche associata a una dea. Dea, dalla, guarda caso, dalla pelle scura, perché il limo è scuro. Dea, madre terra, perché legata a un terreno, e parleremo infatti della dea Iside. Perché vi ho parlato della dea Iside, vi ho parlato dell'alchimia, quando in realtà è del Nilo e quindi dell'Egitto, quando in realtà dovrei parlarvi di Torino? Perché, spostandoci a Torino, scopriremo in effetti che c'è una chiesa abbastanza particolare. Quella chiesa che vedete sulla vostra sinistra è la chiesa della Gran Madre. Chiesa della Gran Madre, associabile quindi in qualche modo alla dea Madre Terra. Però allora qual è l'associazione fra Iside, una dea di colore scuro, il nome di questa chiesa, il fatto che nei sotterranei della chiesa della Gran Madre si trova una statua di una Madonna. Una Madonna che però, attenzione, ha la pelle scura. Vi è piaciuta questa pausa? Sempre chiesa della Gran Madre, ci sono, come vedete nella foto precedente, davanti alla chiesa della Gran Madre ci sono due statue che rappresentano una la fede e l'altra la religione. La statua della fede, che è sulla sinistra, è rappresentata da, ovviamente, la personificazione della fede che tiene nel proprio grembo una Bibbia e regge che cosa nelle sue mani? Regge quello che potremmo definire un calice. E da qui nasce una leggenda, perché Torino è piena di leggende e, guarda caso, se si parla di calice si parla di Santo Graal. E in effetti ci sono due versioni che teorizzerebbero il fatto che il Santo Graal, cioè il calice di Cristo, si trovi a Torino. Dove? Ce lo indica la statua. Ci sono due versioni, ripeto. La prima vuole che l'angelo che si trovi alla sinistra, proprio con il suo sguardo direzionato verso il calice, vada in un luogo dietro le colline di Torino in cui è sepolto, o sarebbe sepolto, il Santo Graal. La seconda versione, nettamente di tipo filosofico, vuole invece che sia lo sguardo della statua della fede ad indicare il dove è situato o dove è sepolto il Sacro Graal. Cosa notate però in questa statua? Qual è la particolarità? Non ha le pupille. E quindi cosa vuol dire? Che lo sguardo è infinito. Se lei è la statua della fede, ha uno sguardo sull'infinito, e il Santo Graal non è altro, non è più un oggetto, ma è un simbolo. È un simbolo della fede che guarda sull'infinito. Anzi, apriamo una piccola parentesi, perché mi piacciono un po' di divagazioni. Il ponte che vedete qui sul Po è un ponte particolare, perché sembra che nascondi un tesoro. Il fatto è che questo ponte è stato inaugurato e voluto da Napoleone Bonaparte. Quando i Savoia erano stati relegati in Sardegna, sotto periodo napoleonico, Napoleone arrivò a Torino e vide questo ponte che era fatto in legno, per cui volle ricostruirlo, e volle ricostruirlo ovviamente in pietra. Per celebrare il fatto che fosse il ponte di Napoleone, all'interno del pilone centrale del ponte stesso fece inserire, e questo è vero, una scatola di cedro, a sua volta contenuta in una scatola di piombo, che contiene a tutt'oggi delle monete d'oro di epoca napoleonica. Ovviamente tesoro che nessuno può andare a prendere, se no il ponte deve essere distrutto. Parlando di Torino, non si può che parlare della città, che è del luogo più importante, del fulcro, del centro della vita di Torino, che è Piazza Castello. Piazza Castello che è
ci racconterà, come vedremo, tante storie. Abbiamo iniziato il nostro discorso con l'alchimia e in effetti è ora di parlare di alchimia. Sotto Piazza Castello, in fondo a Piazza Castello vediamo il Palazzo Reale e sulla sinistra non si vede nella foto, ma lo vedremo più tardi, c'è Palazzo Madama. Fra questi due palazzi, sotto, sembra ci sia una grotta, un tunnel. Questo tunnel è quello definito delle grotte alchemiche, dove gli alchimisti si riunivano per realizzare la famosa pietra filosofale. Mi chiedo un secondo perché ho un pruritino qua, devo tossire. Ok.